Mi sa che l'avete già capito, sono seduto sulla pit lane di un autodromo, quello di Modena. Dietro di me c'è una bella macchina, Lamborghini Aventador, e di fianco a me Francesco e Gabriele. Ciao. Ciao. Due youtuber che sono venuti qui a provare il nuovo videogioco The Crew. E adesso proviamo una macchina vera, Aventador. Vai, ci vediamo in pista. E via. 700 cavalli. Proviamo. 700 cavalli, ragazzi, la mia è una 90. Già penso che quando quasi 100 già ho paura. Cominciamo. Modalità strada. Sì, siamo in pista. Vai. E vai così. Con la modalità strada vediamo com'è. La conosciamo un po'. Ordolo, sommata e via. Voilà. Lo stomaco va su, ragazzi. Siamo dietro. Mamma mia. Oddio. Abbiamo la Lamborghini. Ok. Già non riusciamo più a parlare. No, no. È un po' più difficile. Un po' difficile del previsto, ma passiamo subito in sport. Ok, casino. Ora eravamo in strada praticamente. Qualcosa di fantastico, signori. Mamma mia. Invece ora, secondo la Lamborghini, siamo entrati in pista. Ok. Madonna santa. Opa là, il drift qua. E andiamo in corsa. Ok, ora siamo passati in modalità corsa, quindi strada, sport e corsa. Oddio, comincia a spandare in corsa, eh? Eh sì. Un po' di sovrasterzo. No, voi non potete capire, ragazzi, cioè. Qua, adesso c'è rettilineo, eh. Pezzo forte, qua, ragazzi, rettilineo. Pezzo forte. Giù tutto, eh. Seconda, giù tutto. Via. Terza, 150, quarta, 180, 90, 200. Speriamo, prendiamo. Adrenalina pazzesca. Metri, si frena e dentro via. Sovrasterzo di entrata, giù, gas e sovrasterzo un po' di via. Raga, quando cambia la marcia, cioè, guardate, boom, di nuovo. Tutto bene, Francesco? Sì, benissimo, guarda, veramente vorrei continuare a vivere solo così da oggi alla fine dei miei giorni, se possibile. Poi c'è, cioè, un pilota nato, veramente un mago, quindi... Fantastico, mamma mia. Ti senti più al sicuro, però è una bestia di macchina, non si può aggiungere altro. Cioè, è proprio nata per le grandi emozioni. No? Comunque sì, bella esperienza, veramente, da ripetere. 700 cavalli dietro la schiena è un qualcosa che non avevo mai provato e oggi è stata un'esperienza veramente fantastica. Soprattutto la cosa che mi ha più stupito è qua il cambio delle marce, proprio la spinta che ti dà attaccato allo schienale, che è veramente qualcosa di da provare.